Buonasera, benvenuti al Maracanã. Siamo qui con il migliore in campo di Atletico Madrid, Olympique Marsiglia. Una partita che è stata abbastanza facile fin dall'inizio. Il primo gol l'ha fatto dopo pochi secondi. Come si è comportata la tua squadra e come hai visto gli avversari? È stata troppo facile? Beh, forse gli avversari non ti aspettavano la nostra partenza così rapida e sono andati in difficoltà fino all'inizio. Il portierone. Per quanto riguarda la nostra squadra, penso che siamo stati perfetti. Avete dato subito una risposta al Napoli, qualcuno del Napoli l'abbiamo visto fuori, si aspettava forse un passo passo, ma come la volta scorsa non c'è stato, subito avete zittito. Sì, sì, siamo stati bravi a smentirli da subito, ora un appello ai ragazzi del Fenerbahce, portate il casco. Che la prossima, temete questa partita, qualcuno mi ha detto che teme il Fenerbahce perché può essere una mina vacante, le può perdere tutte ma può vincere proprio contro di voi. Vabbè, i ragazzi sono cari amici, ma ripeto, devono portare il casco. Va bene, allora poi vedremo mercoledì prossimo quando sarà la partita con il Fenerbahce. Intanto lasciamo, congediamo il migliore in campo di stasera, Felice Napolitano, grazie. Tra poco, Valencia e Real Madrid, c'è in campo. La qualità di Spezia. Maracanã, siamo qui con il migliore in campo di Real Madrid Valencia, un'altra partita vinta da questo Real che ha sbagliato solo contro l'Atletico, poi le ha vinte tutte dopo quella partita, 5 partite consecutive vinte contro un Real, però contro un Valencia che non ti ha creato molti problemi. Solo della prima parte del secondo tempo. Prima cosa, buonasera, l'Inter è stata una bella partita, è una squadra molto noleggiata. Mi piaceva sfidarlo, in campo soprattutto, ha giocato a porta. Questa è una delusione per lui, che non è da lì che giocare a porta. Come l'hai visto come portiere? Meglio di come stare in difesa. Sì, sicuramente. Intanto questo Real, abbiamo detto, ha vinto 5 partite, non ci fermiamo più, ormai è una squadra collaudata, molto più esperienza. Possiamo vincere qualcosa quest'anno? È la domanda che vi facciamo mai da tutte le partite. Speriamo di sì, che sia il mondo più formante. Veniamo sempre cari a giocare, speriamo che questa nostra caldità ci premia.
Vabbè, ringraziamo il capitano, lasciamo alla sua doccia. È finita anche la prima giornata della settima giornata del trofeo Jack. Ci vediamo domani pomeriggio, se dormiamo, con il trofeo Jack. Grazie.